Buon pomeriggio e ben trovati all'appuntamento con il telegiornale delle 14. In apertura parliamo di esteri, relazioni a livello diplomatico ininterrotte tra Turchia ed Olanda dopo il butifarrio scatenato lo scorso weekend quando il paese arancione ha negato l'ingresso a due ministri turchi per partecipare a dei comizi su un referendum in programma mercoledì. E intanto Erdogan minaccia anche la Germania. Adesso parliamo di cronaca, orrore e razzismo in un campionato di terza categoria piemontese. Un giocatore è stato aggredito e picchiato dai giocatori della squadra avversaria. Il fatto aver difeso un suo compagno di colore. Ovviamente pronta la querela nei confronti della formazione avversaria che in maniera sconcertante minimizza. Sentiamo. E allora, in fatti locali, ci spostiamo a Cerignola per un interessante seminario che avrà luogo il 16 e 17 marzo presso l'Istituto Tecnico Economico Alighieri di Cerignola sull'adolescenza. Ci sarà anche il vescovo locale, Monsignor Luigi Renna. Sentiamo. In chiusura parliamo di pallacanestro, il post-gara inerente Olimpica Basket Castellano Udas di sabato scorso. In questa edizione del telegiornale vi facciamo ascoltare l'intervista con il tecnico della formazione gialloblu Giovanni Gesmondo. Sentiamo. Ed è tutto per quanto riguarda questa edizione del telegiornale. Grazie per la vostra attenzione. Prossimo appuntamento, come sempre, alle 19. Buon pomeriggio a tutti.